Buongiorno. Il titolo della puntata, come qualcuno avrà notato, è In parti uguali. Perché oggi parliamo, partendo da questo libro di Ugo Mattei che tra un po' vi presento, dei beni comuni. Qui c'è un sottotitolo, un manifesto, ma per il momento tralasciamolo. Parliamo invece dei beni comuni. Che cosa sono i beni comuni? I beni comuni sono quelli che appartengono a tutti. Dunque è un concetto che si applica a dei beni che sono sottratti, dovrebbero essere sottratti per definizione alle logiche di mercato, non solo, ma che in qualche modo aderiscono a quelli che sono i diritti individuali. Quindi l'acqua, per esempio, è un bene comune tipico. L'acqua non dovrebbe essere soggetta alle leggi del mercato, domanda e offerta, costi e prezzi, bensì dovrebbe essere accessibile nella misura necessaria a tutti. Il cibo anche se il discorso si fa già più complicato. La storia dei beni comuni è una storia lunghissima che viene dall'Egitto, viene insomma dagli Assiro-Babilonesi, viene da sempre, accompagna la storia dell'uomo, ma che noi cogliamo con questo primo filmato in un momento molto, molto tipico, alla nascita praticamente del sistema capitalistico. Jamestown, Virginia, 1619. Una nave da guerra olandese sbarca 20 negri e li vende all'asta. Sono i primi schiavi che giungono nelle colonie inglesi dell'America del Nord, dove dopo meno di due secoli nasceranno gli Stati Uniti. Comincia così il flusso di quella immigrazione forzata che durerà fino ai primi dell'Ottocento. Questa dunque è un piccolo francobollo per dire che da lì a oggi possiamo ripercorrere questa storia dei beni comuni, che non è un concetto astratto o filosofico, è una cosa che ci riguarda tutti molto da vicino. Ne parliamo con il professor Ugo Mattei. Buongiorno. Che insegna a Torino, ma che ci è venuto a trovare dall'Università di San Francisco, California, città, ai tempi miei, quando stavo io tanti anni fa, era una città adorabile. C'era quel sobborgo che si chiama Sosolito, che era un posto di paradiso. Oggi è diventato un inferno, o mi sbaglio? Beh, non proprio un inferno, ma sicuramente ho visto negli scorsi 18 anni, da quando ci vado regolarmente, un declino molto percepibile, però insomma è una città gradevole. Per essere negli Stati Uniti molto. È molto europea, no? È più europea di altre, sì. È molto multietnica, c'è una comunità asiatica estremamente significativa, quindi è interessante a quel punto di vista. I latinos si sentono? I latinos sono il 10% della popolazione, sì, quindi insomma si sentono e come. Professor Mattei, lei ha scritto questo libro che le dico la verità, per me ha rappresentato adesso una scoperta, perché non avevo mai posto mente davvero a che cosa vuol dire bene comune. Adesso, dopo averlo letto, mi sento un pochino più partecipe di questo concetto che è fondamentale. Allora, che abbiamo visto gli schiavi neri che arrivano in America nella prima metà del Seicento e arriviamo, facciamo un salto di secoli, arriviamo in Italia primavera scorsa, dove succede questo. È una sfida all'idea più originale e l'appassionato tentativo di comitati e cittadini che credono nell'acqua libera, pubblica, salva dal profitto. L'acqua in bottiglia costa di più, inquina e non è abbastanza garantita, così la pensano i sostenitori dell'acqua pubblica, che consigliano a tutti di votare sì al referendum, perché l'acqua non si può e non si deve comprare. L'acqua non si deve comprare, l'acqua dovrebbe essere disponibile per tutti. La campagna referendaria si chiamava L'acqua bene comune e ha veicolato, come dire, nel dibattito politico e culturale di questo paese questa nozione, che prima sicuramente esisteva, elaborata
in ambiti tecnici, ma che con la campagna per l'acqua, che io considero, per quanto riguarda il piccolo ruolo che ho avuto in questa campagna, l'azione, la buona azione civile. Perché l'ha fatta anche lei? Era... Beh, io ho redatto i quesiti referendari. Ah, insomma. Lei ha redatto? Sì. E non c'è scritto? Sì, c'è scritto nella quarta di copertina. Sì, ho redatto i quesiti referendari, li ho anche... Bisogna sempre cominciare un libro dalla quarta di copertina. Io faccio sempre così e spesso mi fermo lì. Oppure dal risvolto. Qui i risvolti non ci sono, quindi la quarta ha ragione. E comunque, insomma, quindi questa cosa qui è stata sicuramente uno degli strumenti più importanti per rendere consapevole... Co-redattore dei quesiti referendari... C'era scritto, vabbè. C'era scritto, sì. Chiedo, faccio ammenda. Ci mancherebbe. Prego. E quindi, insomma, questa è stata una cosa molto importante che siamo riusciti a fare in questo paese ed è stata una prima, come dire, bella notizia dopo molto tempo, secondo me, perché tanti italiani, non soltanto perché l'acqua, come dire, in teoria l'avremmo salvata dalle privatizzazioni, dico in teoria perché purtroppo poi ci sono state le manovre successive che sempre ci sono dopo ogni referendum per aggirarne l'esito, quindi insomma questa è una cosa che dobbiamo tenere nell'ordine delle cose, però quello che si è visto è che un numero straordinariamente alto di persone si sono fatte coinvolgere e si sono date da fare per tutelare questo bene comune, perché il bene comune è legato alla partecipazione. Una delle scoperte che ho fatto leggendo questo libro, che mi ha interessato moltissimo, è questo: il più poderoso processo di recinzione dei beni comuni si svolge non a caso in Inghilterra, ossia nel paese che agli albori della modernità aveva raggiunto il più alto tasso di centralizzazione statuale in Europa. E qui approfitto, perché gli voglio fare una domanda, per presentarvi gli ospiti di oggi che sono tornati da noi, gli allievi del liceo scientifico statale Farnesina, eccoli lì, dallo sguardo particolarmente vivace, accompagnati dalle professoresse Rossella Venditti e Flavia Solazzi, che vedete, eccola la signora, la professoressa Solazzi e la professoressa. Dicevo, da questa cosa delle recinzioni dei boschi viene fuori, Sonia, stai a sentire, viene fuori, sapete chi viene fuori? Robin Hood. Viene fuori perché il professor Mattei ci ricorda che alla Magna Carta del 1215, sapete tutto, no? Sulla Magna Carta, era allegato un Charter of the Forest. Difatti Robin Hood in francese si chiama Robin des Bois, cosa che ricorda che in Italia si è un po' perso con Robin Hood. La Charter garantiva al popolo l'accesso libero alle foreste e all'uso dei beni comuni in esse contenuti legname, frutta, selvaggina, acqua, contro le pretese di chiunque, sovrano incluso, di riservarle a se stesso per la cacciagione e lo svago. È bellissima questa notazione, per vedere come il percorso dei beni comuni attraversa le epoche, i paesi e le legislazioni. È bellissimo, sì, e c'è stato poi tutto un dispositivo culturale, di cui quelli che fanno il mio mestiere, ossia i giuristi, sono in grande misura responsabili, che hanno fatto sparire quell'aspetto della Magna Carta e hanno messo al centro soltanto l'altra grande idea della Magna Carta, che era la tutela della proprietà privata nei confronti dell'autorità. Beh, veramente statale. C'è l'altra grande idea, è che è il primo esempio di tentativo di bilanciare i poteri tra il sovrano e il popolo o chi lo rappresenta. Quello che è passato, diciamo, è il bilanciamento dei poteri fra il sovrano e i baroni, quindi la proprietà dei baroni tutelata dalle corti regie contro il re stesso, quindi la nascita della giuridicità occidentale. Appunto, certo. Un tentativo di equilibrare i poteri. Assolutamente sì. Lei poi però prende... ne hanno escluso uno molto importante, che è il potere del popolo. Ma lì non, c'è, non può pretendere, professore, non faccia quello di sinistra. No, poi per dice, carità, ci mancherebbe. Che non può, perché poi alcuni allievi qua sono di orientamento... No, non può pretendere che all'inizio del XIII secolo ci sia il concetto di popolo. Quello si era perso. Beh, non è un concetto, è un fenomeno. Il popolo esiste. Ma il popolo esiste, ma non ha status giuridico, questo voglio dire. Certo, esiste come oggetto di depredazione da parte delle strutturazioni giuridiche, per l'appunto. Perché per acquisti... questo che facevo autocritica, no? Come giurista. Non so, ma voglio dire che perché acquisti status politico bisognerà praticamente arrivare alla Rivoluzione francese. Assolutamente sì, però quello che è interessante è come Charter of the Forest, per l'appunto 1217,
avesse dato soggettività politica al popolo, perché questo accesso ai comuni garantito in quel modo era una prima soggettivizzazione. E poi tutta una serie di eventi successivi hanno in qualche modo nascosto questi beni comuni che hanno pure vissuto la loro esistenza carsica, no? Pensiamo a Rousseau, pensiamo a tanti altri studiosi che hanno raccontato la storia in modo un po' diverso. A me interessa il fatto che qui lei parla dei diritti, di, per così dire, tu puoi entrare nella mia foresta e chinarti a raccogliere i pezzi di legno, i rami che sono caduti dagli alberi, mm-hmm. che si chiama, credo, diritto di legnatico. Però non puoi tagliare il ramo dell'albero se non lo trovi per terra, certo, no? Certo. Quindi è un diritto, diciamo, una carità quasi. Beh, come la spigolatura dei campi, che era poi un'altra forma classica di questo diritto, che però è stata brutalmente cancellata, e qui secondo me c'è la cosa interessante, perché la costruzione delle istituzioni statali molto spesso non è legata alle ragioni per le quali normalmente si dice che le cose succedono. In altre parole, la spigolatura è stata abolita come diritto non perché qualcun altro volesse spigolare perché valeva quel poco di grano che c'era lì, ma perché occorreva costringere i contadini a recarsi in città, essere urbanizzati e diventare parte del nascente meccanismo della manifattura, no? Quindi c'è una ragione, come dire, profonda che sovrasta quella retorica. Adesso noi assistiamo a un'epoca terribile, ma che veramente, no? In gran parte, vabbè. Non faccia quello di sinistra adesso. Global, no. È una considerazione, veramente pensavo a una considerazione generale, talmente generale che le faccio vedere questo documento che va dal sud al Nord America. La guerra dell'acqua, un massacro, un altro massacro. In Bolivia ha sempre funzionato così. Le élite al potere conoscevano un solo modo di trattare con la popolazione: bastonare, reprimere, terrorizzare. Ma l'acqua è vita e a Cochabamba tutti erano in piazza in difesa dei loro diritti. Ora le imprese straniere sono state cacciate. Ma chi è morto in quei giorni, le vittime di quella guerra, nella memoria popolare oggi sono considerate come degli eroi. Si ripuliscono le strade a Seattle, ma la guerriglia delle ultime 36 ore ha lasciato dei segni profondi nel vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Erano dagli anni della contestazione giovanile che l'America non assisteva a eventi di questo genere, scrivono i giornali statunitensi. Ma ora sarà difficile per i rappresentanti dei 135 paesi dimenticare quanto è accaduto. Negli occhi ancora gli scontri di ieri. Eccetera. Questi sono documenti un po' datati, ma riflettono stranamente una cosa attuale, perché si sta diffondendo in Europa e negli Stati Uniti, a New York anzi a Wall Street, un movimento che chiamiamo genericamente degli indignati. Gli indignati mi pare che protestino soprattutto in nome dei beni comuni. Beh, assolutamente sì, i beni comuni secondo me hanno una grande funzione politica, perché collegano fra loro delle lotte che prima sembravano molto separate. A me è capitato in questi 2 anni in cui sono andato molto in giro a parlare di questi temi proprio in virtù del referendum, di andare in diversi luoghi, dire bene comune, ciascuno pensa alla sua battaglia. Non so, sono stato per esempio a Taranto 2 settimane fa a fare una conferenza, ho detto bene comune, subito erano quelli che hanno adesso la diossina nelle vongole, no? Sono andato in Valle di Susa, ho detto bene comune ed ecco immediatamente il territorio e la TAV. Al Teatro Valle di Roma, bene comune immediatamente diventa una lotta per la cultura. Quindi è la stessa locuzione che funziona come chiave di collegamento di diversi aspetti. Come le cellule staminali, diciamo. Le cellule staminali si adattano. Ma è importante, perché poi questi diversi movimenti trovano forza l'uno nell'altro, e anche ciascuna delle persone che si battono per le proprie realtà locale sente di non essere uno semplicemente, come dicono, NIMBY, no? Uno che si occupa del suo territorio, ma sente di essere parte di un grande desiderio collettivo di emancipazione, del quale c'è bisogno in questo momento. E il professor Matteo ha usato l'acronimo NIMBY, che vuol dire, viene dall'inglese, qualcuno lo sa? No. NIMBY? Not in my backyard, non nel mio giardinetto, ecco, in parole povere. Fatelo dovunque, non qui.
Tra l'altro, detto questo, io le faccio presente che sono a favore della TAV, perché mi sembra, prese tutte le garanzie possibili con le autorità locali, la TAV, la linea veloce che attraversa il nord Italia, va fatta. Guardi, io non so se vogliamo parlare di questo, però se lei prende oggi il treno per andare a Parigi ci mette 5 ore e 20 e passa 40 minuti fermo alla stazione di Modane a controllare che non ci siano degli extracomunitari sopra. Quando ci sarà il tunnel, che è lungo 57 chilometri e costerà 30 miliardi, risparmierà 40 minuti. Allora a me parrebbe più logico risparmiare 40 minuti mettendo i controlli in un altro modo. Mi fa specie che lei dica una cosa del genere, perché quando si è fatto il tunnel del Gottardo... Ma erano altri tempi. Non, era la stessa cosa. No. Ma erano linea all'alta velocità. Invece di andare a Milano in 4 ore, ci andiamo in 3... Per un'ora di risparmio abbiamo costruito tutta una linea. Vabbè, ma è molto diverso. Ma il progresso passa attraverso queste cose. Ecco, il progresso è una categoria che va ripensata alla luce dei beni comuni. E se lei ha letto il libro, anzi sicuramente l'ha letto perché sono molto felice di aver visto che ha tanti appunti, vedrà che la nozione di progresso è di per sé un dispositivo ideologico per andare in una certa direzione. Vabbè, vedo che lei vuole assolutamente fare la figura, insomma, vuole si schiera a sinistra. Prendete, tenete conto. Allora, per venirle incontro, le leggo due righe, che lo sviluppo capitalistico occidentale si è fondato sul saccheggio dei beni comuni. Così facendo, cioè non prendendo atto, non solo chiudiamo gli occhi sul fatto che tali eccessi sono con noi ogni giorno, basta analizzare le relazioni industriali nell'economia globalizzata, ma soprattutto non sottoponiamo a critica il lascito culturale della tradizione moderna che ci ha consegnato le costituzioni liberali. Cioè, lei dice, certo che si è fondato sul saccheggio, socialmente sia a titolo individuale, come dicono gli economisti, l'accumulazione primaria del capitale è quasi sempre un furto, fondata su un furto, però poi si va avanti. Ma sai, il problema vero delle categorie ideologiche e la speranza che uno ripone nella nozione di beni comuni è quella di far riflettere le persone davvero. Allora oggi, per esempio, sulla proprietà privata, la critica alla proprietà privata è una critica all'accumulo senza fine da parte dei soggetti societari, no? Oggi ci sono delle società private che sono molto più forti degli stati. Quindi quel tipo di accumulo lì viene criticato, anche perché poi le persone giuridiche non muoiono, mentre quelle fisiche sì. Difatti quello è impressionante. Quindi questa qui è un po', secondo me, la questione dei beni comuni, che oggi sono, come dire, stritolati fra una grande tenaglia che è questo Stato che dipende sempre di più dai poteri privati e, come dire, e la struttura gerarchica, verticistica del potere che impedisce la sua diffusione, mentre i beni comuni vogliono partecipazione e diffusione del potere, un po' come i grandi sforzi tipo referendum per l'appunto. Vorrei delle domande, signorina, stia attenta, non parli con quel giovane, lo corteggia poi quando uscite. Volevo qualche intervento da parte vostra. Salve, buongiorno, sono Daniele. Volevo chiederle, ma se noi stiamo parlando di beni comuni, ma possiamo definire dei parametri per poter delimitare il campo di questi beni comuni? Certo, è una domanda molto importante ed è una bella domanda perché è anche posta, diciamo, a livelli, come dire, teorici. I beni comuni possono essere definiti giuridicamente e lo sono stati. Per esempio nella Commissione Rodotà, che ha lavorato per vari anni, i beni comuni erano definiti come quei beni che producono utilità idonee a garantire i diritti fondamentali della persona nell'interesse anche delle generazioni future, quindi c'è una definizione che li circoscrive. In realtà oggi, secondo me, l'importanza di questa categoria non è tanto ancora giuridica quanto politica e di mobilitazione. L'idea di rivendicare qualche cosa come bene comune nell'ambito di una lotta sociale dà consapevolezza alle persone, produce cittadinanza attiva e quindi supera, come dire, il modello del consumista passivo che si beve tutto quello che gli viene raccontato dai media, ha in qualche modo una funzione di civilizzazione nel senso ampio della collettività. Io credo che questo sia molto importante. Una piccola osservazione, scusi, un tic senile che dico anche a lei, non dica media,
perché è una parola latina, capisco che lei insegna a San Francisco. Noi diciamo, ragione, scusi. In italiano diciamo media. La decolonizzazione del linguaggio è molto importante. Sì, molto importante. È bene comune anche. Non me ne ero nemmeno accorto che media era media. Beh, perché lei sta laggiù in California, ma... Però lei va qui, va addirittura al di là di quello che ha risposto al ragazzo Daniele, sì? Dice in una parola, porre i beni comuni al centro della scena significa dire che un altro mondo è possibile. Cioè fa una cosa apocalittica, fa una cosa apocalittica. Beh, noi siamo degli animali istituzionali, no? Una volta Guarino aveva scritto un bel libro che si chiama L'uomo istituzione. E quindi ci muoviamo all'interno di quelle che sono le nostre costrizioni istituzionali. Le nostre due grandi costrizioni istituzionali, che sono lo Stato e la proprietà privata, ci fanno pensare in un modo limitato. I beni comuni, come terzo genere tra il pubblico e il privato, liberano della fantasia creativa istituzionale, della quale c'è un bisogno enorme, perché oggi siamo assolutamente prigionieri di modi di pensare vecchi, che sono della prima modernità, e non abbiamo ancora elaborato categorie giuridiche e politiche capaci di riflettere la fase in cui stiamo vivendo. E questa, secondo me, dei beni comuni è la prima, come dire, categoria nuova che nasce e che potenzialmente porta lo sviluppo giuridico in coerenza con quella che è l'ecologia del pensiero. Vorrei un'osservazione da lei, quel giovane, questo giovane qua. Prego, no, una cosa. Sì, sono Filippo. No, mi trovo completamente d'accordo su quello che dice. Guardi che il professore è molto di sinistra, è più a sinistra di me che... Sì, lo so, però... Nessuno è perfetto. No, ma in questo caso mi trovo d'accordo sul tema dei beni comuni. Dei beni comuni. Sì. Qualcuno vuole... Lei, signorina? No? No? Lei? No? Nessuno vuole più aggiungere una cosa? Allora la dico io, noi avevamo preparato un documento che fa vedere una cosa abbastanza spettacolare e rara, per fortuna, questa. Non poteva succedere, invece è successo. Anche noi, in scala abbastanza ridotta, siamo rimasti in milioni senza luce. Solo qualche settimana fa, il 14 agosto, abbiamo visto la Statua della Libertà al buio, la fiumana dei taxi di New York illuminarne l'oscurità. Il gigantesco blackout, il peggiore che l'America abbia conosciuto, ha privato dell'elettricità per 30 ore 50 milioni di statunitensi e canadesi lungo la costa est del continente nordamericano. Un piccolo fusibile saltato. 9 secondi fatali che hanno scardinato il sistema lungo il circuito del lago Erie. Questa era una cosa, un incidente che è capitato poi anche in Italia, quando si è un cavo dell'alta tensione che veniva dalla Svizzera ha toccato, appesantito dal sovraccarico, ha toccato il ramo di un albero e l'Italia è andata in tilt, è sparita la corrente elettrica. Prego. Sa cosa mi viene da pensare quando vedo queste cose? All'enorme potere che viene dato a chi controlla la tecnologia, sia esso internet, di cui si parla spesso come luogo di diffusione del potere, sia essa l'energia, sia essa l'acqua. Cioè, se tu controlli, hai accesso centralizzato a quelle cose che noi diamo per scontate, no? Noi l'energia la consideriamo una cosa che c'è e ci deve essere, ci preoccupiamo e attivizziamo soltanto quando non c'è più, no? I beni comuni, in questo senso, vedere le cose come bene comune, pensare ai beni comuni significa accorgerci delle cose prima che queste non ci siano più, un po' come il lavoro domestico, no? Vorrei chiudere ricordando alcune righe finali del suo libro, conturbante, dico: se i beni comuni si possono difendere e governare davvero soltanto con la fisicità di un movimento di massa disposto a battersi per riprendere i propri spazi, non sarà mai un giorno di piazza convocato via Facebook a fermare una guerra o a cacciare un tiranno. Però, come dire, aiuta anche Facebook. Beh, aiuta se hai qualche cosa di più dietro. E aiuta anche molto, secondo me, a creare la convinzione di potercela fare. Guardi che quei referendum di primavera che lei ha contribuito, faccio ammenda, a scrivere, sono stati poi molto potenziati proprio sì. da...
Aiutato molto, però ci sono state 45.000 persone che sono andate in giro per tutta Italia mettendo i banchini, prendendo le cose, perché rispetto a quello elettorale abbiamo avuto molto meno aiuto dei partiti, noi praticamente non ne abbiamo avuto. Quello elettorale era difficile votare, ma se andavi alle feste del PD trovavi in qualche modo. Invece questa volta il PD pudicamente si è sottratto. Beni comuni di Ugo Mattei, qui c'è scritto un manifesto, io direi un libro molto interessante. Grazie.